peggio verrà quando non mi sarà più concesso di tenere matita e carta per chiarirmi le idee di tanto in tanto. E ora so che se si comincia a rinunciare alle proprie pretese e ai propri desideri, si può rinunciare a tutto. L'ho imparato in questi giorni. Dovremo passare ancora per tante vicissitudini. Diventeremo poveri, poi a lungo andare saremo ridotti all'indigenza. Ogni giorno perdiamo un po' delle nostre forze e questo è dovuto non solo alle nostre paure e insicurezze, ma anche a piccoli e semplici fatti concreti, come quello di poter entrare in sempre meno negozi o di essere costretti a percorrere lunghi tratti a piedi, cosa che sta già logorando molte persone che conosco. La nostra distruzione si avvicina furtivamente da ogni parte. Presto il cerchio sarà chiuso intorno a noi e nessuna persona buona che vorrà darci aiuto lo potrà oltrepassare. Per ora ci sono ancora tante piccole aperture, ma anche queste saranno turate fra breve. Ora c'è un tempo freddo e piovoso. Anche l'ultima notte che ho passato con Han era sul filo del confine tra caldo e freddo. Era ieri sera. Parlavamo davanti alla finestra aperta delle gravi questioni che sono in gioco in questo momento. Il suo viso era così stravolto che ho pensato: questa notte piangeremo abbracciati. Abbracciati ci siamo, ma non abbiamo pianto. Solo nell'estasi della fine, mentre il suo corpo era steso sul mio, sono stata improvvisamente sopraffatta da un'ondata di tristezza che era profondamente umana e poi da un sentimento di compassione per me, per tutti, e poi ancora mi pareva che tutto fosse come doveva essere. Nel buio ho potuto nascondere la mia testa tra le sue spalle nude e ho assaporato le mie lacrime da sola. E poi di colpo ho dovuto pensare a quella torta della signora Werner oggi pomeriggio e allo strato di fragole che la ricopriva e mi è venuto da ridere fra me e me quasi con allegria. E ora devo occuparmi del pranzo, alle 2 vado da lui. Potrei aggiungere che non ho lo stomaco a posto, ma mi sono proposta di non scrivere più della mia salute. Costa troppa carta e me la cavo ugualmente. Una volta ne scrivevo a lungo perché non sapevo bene come regolarmi con questi problemi, ma ora sono cose superate, perlomeno così mi sembra. Sono un po' avventata, forse, e presuntuosa. Non lo so. Giovedì mattina, le 9:30. E parole come Dio e morte e dolore e eternità si devono dimenticare di nuovo. Si deve diventare un'altra volta, così semplici e senza parole, come il grano che cresce o la pioggia che cade. Si deve semplicemente essere. E io? Sono io già abbastanza avanti da poter dire sinceramente: spero di andare al campo di lavoro per poter essere di appoggio alle ragazzine di 16 anni che ci vanno anche loro. Per assicurare i genitori rimasti indietro, non siate inquieti, io vigilerò sui vostri figli. Quando dico che fuggire o nascondersi non ha il minimo senso, che non ci sono scappatoie e che val meglio rimanere con gli altri e cercare di essere per loro quello che ancora siamo in grado di essere, sembra che io sia molto, troppo rassegnata, sembra che il mio atteggiamento sia del tutto diverso da come l'intendo io. Ancora non ho trovato il tono giusto per spiegare questo mio sentimento intatto e gioioso, in cui sono compresi tutti i dolori e tutte le passioni. Parlo ancora con un tono filosofico e libresco, come se mi fossi inventato una teoria consolatoria per rendermi più piacevole la vita. Non lo so. Per il momento farei meglio a tacere e a essere. Mi meraviglio di quanto io mi stia già orientando verso la prospettiva di un campo di lavoro. Ieri sera camminavo con lui lungo il canale, avevo dei comodi sandali ai piedi ed un tratto mi è venuto da pensare: devo portarmi anche questi sandali, così potrò alternarli alle scarpe più pesanti. Ma
Ma che mi prende in questo momento? Ma non so, una gioia così leggera, quasi scherzosa. Mi chiedo che cosa farei effettivamente se mi portassi in tasca il foglio con l'ordine di partenza per la Germania e se dovessi partire tra una settimana. Supponiamo che quel foglio mi arrivi domani. Io cosa farei? Comincerei col non dire forse niente a nessuno. Mi ritirerei nel cantuccio più silenzioso della casa e mi raccoglierei in me stessa, cercando di radunare tutte le mie forze da ogni angolo di anima e corpo. Mi farei tagliare i capelli molto corti e butterei via il mio rossetto. Cercherei di finire di leggere le lettere di Rilke. Sì, mi farei fare dei pantaloni e una giacchetta con quella stoffa che ho ancora per un mantello d'inverno. Naturalmente vorrei ancora vedere i miei genitori e racconterei loro molte cose di me, cose consolanti. E ogni minuto libero vorrei scrivere a lui, all'uomo di cui so già che mi farà morire di nostalgia. Certe volte mi sembra di morire già adesso, quando penso che dovrò lasciarlo e non saprò più niente di lui. Tra qualche giorno andrò dal dentista per farmi otturare tutti quei denti bucati. Sarebbe proprio grottesco che mi venisse il mal di denti. No, non mi porterò ritratti di persone care, ma le ampie pareti del mio io interiore voglio appendere le immagini dei molti visi e gesti che ho raccolto. E quelle, sono certa, rimarranno sempre con me. La prossima settimana partenza all'1:30 di notte e il viaggio in treno sarà gratis, sì, proprio gratis, e si possono portare animali domestici, così era scritto in quell'ordinanza. Inoltre che bisogna portarsi le scarpe da lavoro e due paia di calze e un cucchiaio, ma niente oro e argento e platino, quello no. Sì, invece la fede, commovente, quella si può ancora tenere. Altrimenti sarò certamente di peso quando saremo pigiati tutti quanti insieme.